Quindi alzarsi è risorgere, è ricominciare da capo, è ritrovare nuova vita. Ciao ragazzi e bentornati sul cantiere. Oggi abbiamo con noi un super ospite speciale, quindi non perdiamo tempo e andiamo a vedere subito di chi si tratta. Giusy Quarenghi è un'autrice bergamasca e i suoi libri sono rivolti ad un pubblico di bambini e ragazzi. Tra i suoi titoli più acclamati troviamo Io ti ascolto, una riscrittura dell'Antico Testamento, Ascolta, la riscrittura dei Salmi per voci piccole e infine Esther. Benvenuta Giusy e grazie mille per essere qui con noi oggi. Oggi Bentrovata Federica e buongiorno a tutti voi. parleremo di un argomento molto particolare e che sta un po' arrivando a tutti, che è appunto la GMG che si terrà a Lisbona quest'estate. E oltre alla figura importante di Papa Francesco, c'è un'altra figura che ci accompagnerà per tutto il percorso, che è appunto Maria. E la domanda con cui appunto vorrei iniziare è: che tipo di importanza può avere la figura di Maria in un giovane di oggi? Il giovane lo saprà forse intuitivamente meglio di me. Quello che mi viene da dire da non più giovane è il fatto che io non riesco a distaccarmi dalla dimensione di ragazzina con la quale Miriam ci viene incontro dalle pagine del Vangelo. È all'inizio di ogni giovinezza, è proprio una ragazzina. La troviamo in una posizione che la grande tradizione artistica ce l'ha consegnata ormai lungo i secoli. È una ragazzina con un libro in mano, in ascolto, in attesa, attenta. A un certo punto riceve, sente una parola, sappiamo che dice sì. Questo suo sì lo dice forse più in forza di quello che non sa che in forza di quello che sa. Da quella posizione si alzerà, mi piace dire, gravida. Ma vorrei prendere questa parola nella sua capacità evocativa. Gravida vuol dire capace di aspettare, intenzionata a quello che arriverà. E questa mi sembra effettivamente la grazia con cui vorrei fosse accompagnata ogni giovinezza, il senso profondo di un'attesa che si compirà e la disponibilità a questo. Poi, poco tempo dopo, ha una mossa in cui non è più ubbidiente. Ubbidisce a se stessa, di propria iniziativa, è il versetto, no, che accompagna, che è emblematico di queste giornate, si alza e va. Questo lo vedremo magari anche dopo, ma questa determinazione del prendere, alzarsi e andare è sua, personale. Ecco, Papa Francesco ha descritto la figura di Maria come cercatrice della connessione genuina, quindi delle relazioni. E secondo lei, quali sono le relazioni che hanno più segnato la figura di Maria e soprattutto in che modo hanno segnato la sua persona? Io penso che, come dire, anche qui gli episodi del Vangelo ci offrono occasioni per fare riflessioni e pensieri che più che dire molto e saper dire di Maria, di Miriam, forse, come dire, dicono a noi qualcosa, qualche indicazione su cosa sintonizzarci. Di Maria mi colpisce, direi, pensando anche a quello che ci siamo detti prima, Maria mi sembra per prima cosa ha una buona relazione con se stessa. Perché chi sa aspettare, chi ascolta, chi dice sì, chi si conosce, per quanto giovane, mi sembra una creatura, come dire, ben disposta alla vita. Dentro questa buona relazione con sé, mi sembra che immediatamente, penso al Magnificat, scaturisca questa
meravigliosa relazione con l'altro da sé, che sia un altro totalmente altro, cioè veramente dentro una verticalità totale, che sia un altro sconosciuto come quel sì che dice all'annuncio che gli viene fatto, che siano gli altri reali, concreti, in un'orizzontalità dispersa da cui siamo contornati. Maria, in quel suo alzarsi ed andare, va altrove, pensa ad altri, pensa a Elisabetta, non avrebbe sufficienti motivi per essere concentrata su di sé, per stare dentro la propria storia, no? E invece prende e va. Poco dopo ancora un altro momento di grande attenzione all'orizzontalità, agli altri, e a un'orizzontalità, come dire, gaudente, festosa, gioviale. Le nozze di Cana, è lei che si accorge di qualcosa che manca, è lei che sollecita di riempire gli otri di qualcosa così importante a una festa. Ecco, mi sembra che Maria viva completamente e in un'attenzione alla vita e a tutte le vite sotto le sue forme, viva questa sua capacità di essere in relazione con sé, con chi è sopra di sé, con l'alterità e con l'infinita orizzontalità che la circonda. Ecco, prima abbiamo citato un versetto particolare che accompagna i giovani in GMG, che è «Maria si alzò e andò in fretta». Come possiamo cogliere al meglio questo versetto nella società odierna e soprattutto che tipo di insegnamento può dare ai giovani per vivere al meglio la GMG di quest'anno? Direi che le tre parole sono come tre picchetti, no? Che sostengono il senso di questa frase. C'è il verbo si alzò, che peraltro nel testo greco è lo stesso verbo che dice la resurrezione. Quindi alzarsi è risorgere, è ricominciare da capo, è ritrovare nuova vita. È sicuramente altra cosa dalla stasi, dalla dimensione di una inerte orizzontalità. Quindi alzarsi e andare in fretta non è la velocità, secondo me, che c'è dentro questa fretta. C'è l'attenzione al fatto che è il momento giusto. D'altra parte, Maria è in attesa, fra qualche mese non potrà più fare tanta strada. Elisabetta è in attesa, fra qualche mese sarà troppo tardi. E quindi che è meravigliosamente profetico e vitale, secondo me, la capacità della giovane Miria di prendere questo momento in cui coincidono e possono trovare ospitalità le esigenze diverse e di più. Un non troppo tardi da una parte, un non troppo tardi da un'altra parte, e andarsi incontro. Terza, la frase si alzò e andò in fretta, si conclude poi verso la regione montuosa. Anche questa mi sembra un'indicazione per il contemporaneo. Cioè, Maria non fa una strada in discesa, Maria non fa una strada dritta davanti a sé. La strada che sale è indicativamente una strada più difficile. Maria non si spaventa della strada più difficile e la fa. Mi sembra che ci sia quanto basti per essere vitalmente giovani e profeticamente giovani. Grazie mille, Giusy, per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta di una figura così importante come quella di Maria, e soprattutto penso la si possa sentire ancora più vicina quest'anno, col fatto che è un po' il nostro simbolo e il simbolo che accompagnerà i giovani in GMG, e penso che soprattutto le ultime parole possano veramente dare un po' di carica e di voglia di intraprendere questo viaggio un po' particolare. Quindi grazie mille per essere stata con noi e averci regalato questo momento. Buona strada e buoni giorni a voi. Voi non dimenticate di iscrivervi alla newsletter per non perdere i prossimi numeri. Ciao!